Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: Francesca Fialdini ha avuto il risveglio peggiore della sua vita. Purtroppo non ce l'ha fatta. Ha fatto di tutto, ma non c'è stato nulla da fare. La situazione è questa e nessuno potrà mai cambiarla. Purtroppo non ce l'ha fatta. È stato il risveglio peggiore della sua vita. Francesca Fialdini è sotto shock. La conduttrice non avrebbe mai pensato che sarebbe finita così, anche perché ha fatto tutto quello che era umanamente possibile per impedire questa situazione. La nota giornalista e conduttrice televisiva radiofonica, Francesca Fialdini, di strada ne ha fatta nel corso della sua carriera lavorativa. Ha iniziato come inviata per Mamma Rai nel 2004 fino ad arrivare oggi ad essere una conduttrice televisiva al timone di Da Noi, a ruota libera. In quasi 20 anni di carriera non si è mai allontanata dall'emittente televisiva dello Stato, spaziando da un programma all'altro. Bisogna capire se per il prossimo anno, visti tutti questi cambiamenti nel palinsesto, se ci sarà ancora posto per lei. Francesca Fialdini si è trasformata in Cupido. Durante la puntata del 22 maggio 2023, Francesca Fialdini, durante la conduzione del suo programma Da Noi, a ruota libera, dopo aver terminato la sua intervista con il famoso Stefano Fresi, ha permesso all'attore del momento di fare una romantica dichiarazione alla madre di suo figlio Lorenzo, con la quale sta insieme da 18 anni. Con la voce distrutta dall'emozione, il protagonista della fiction Rai, Vivere non è un gioco da ragazzi, ha chiesto alla sua compagna di sposarlo. Io sottoscritto Stefano Fresi, con la presente mi impegno solennemente senza possibilità di revoca e riserve, e prendere come mia sposa la qui presente Cristiana Polegri, entro e non oltre la data 25 dicembre 2024. Cosa gli avrà risposto la sua amata una volta tornato a casa? La sconfitta di Francesca Fialdini. Per Francesca Fialdini è arrivato il risveglio peggiore. Purtroppo non ce l'ha fatta a ribaltare la situazione. Ci ha provato con tutte le sue forze, ma ha dovuto inginocchiarsi alla regina indiscussa di Mediaset, Silvia Toffanin, la quale con il suo Verissimo ha sbaragliato la concorrenza in Rai. I numeri parlano chiaro. Nella giornata di domenica 21 maggio, Silvia Toffanin ha trionfato nella fascia pomeridiana con Verissimo Le Storie, in quanto la moglie di Berlusconi Junior ha raggiunto, secondo i dati presentati da Blogo, 2.064.000 telespettatori con uno share del 17,95% nella prima parte, mentre nella seconda 1.943.000 spettatori, con il 17,77% di share. Francesca Fialdini con Da Noi, a ruota libera, invece, si è dovuta accontentare di una media di telespettatori di 1.588.000 telespettatori con il 14,49% di share. Purtroppo la Fialdini si è dovuta accontentare del secondo posto sul podio. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen older men nor seen another man so happy. I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for somebody. Oh, if there is just one more man, I am waiting for the dawn. 'Cause I can't wait to kiss the sun. 'Cause